con la sentenza. Ma figurarsi, siamo più vivi che mai, non è una sentenza che ci ferma. Anzi, il Nord si sta incazzando. I rincari dei pedaggi autostradali solo al Nord sono l'ennesima riprova che siamo vittime di razzismo. Quindi questo non è un problema della Lega, questo è un problema di chi vive a Torino, a Padova, a Cuneo, a Genova, perché ci devono essere 1000 chilometri di autostrade gratis al Sud e qua bisogna pagare come scemi. Quindi al di là delle sentenze bizzarre di Tizio Di Caio, noi andiamo avanti nella nostra battaglia. Qual è l'obiettivo elettorale della Lega? Prendere un voto in più rispetto all'altra volta. Dietro. Vestiti per il lavoro dei piemontesi. Al di là del colore politico, una regione che investe da sola quanto il governo Letta per tutta Italia solo per le aziende e i lavoratori piemontesi, io lo vorrei avere a casa mia. Essere stato troppo paziente, se avessi subito io tutti gli attacchi che ha subito lui mi sarei incazzato dopo un secondo. Pregi e difetti dell'Italia? Pregi tanti, è il paese più bello del mondo con tutte le sue differenze, difetti è che è un paese con un governo razzista, perché ripeto, non possono esserci aumenti delle autostrade solo al Nord, autostrade gratis solo al Sud, ad esempio questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Se si andrà al voto che faremo? Andiamo in giro a testa alta, facciamo le primarie con i nostri cittadini e torniamo a vincere. Primarie di coalizione, Salvini. Assolutamente, assolutamente. Ma sulla questione con il Consiglio di Stato e quant'altro, i magistrati... Sì, purtroppo, purtroppo facciamo ricorso ma alla giustizia italiana, quindi la fiducia è quella che è. Però detto questo, non perdiamo la speranza e la pazienza. Pesi e misure. Beh, veda lei, qua c'erano presunte irregolarità a sinistra di cui non si sa nulla, presunte irregolarità dall'altra parte sono istantaneamente, no, mica troppo istantaneamente, sono sistematicamente condannate. Detto questo, finché la giustizia è questa, la giustizia faccia il ricorso. Grazie. Grazie a te.